con Francesco D'Ausilio, consigliere di amministrazione di ABS SPA e referente di spazio alla responsabilità. Francesco, fare impresa sociale significa essere un po', come dicevi tu, delle api operose che hanno due finalità, una consapevole e una apparentemente più inconsapevole. Sì, apparentemente più inconsapevole, io direi soprattutto per gli altri. Come dicevo prima, diciamo, l'innovatore sociale, a differenza probabilmente di altri imprenditori, ha più presente quale sia il suo obiettivo reale nella società, oltre al, come dire, oltre al profitto, oltre il benessere dei propri dipendenti, oltre il benessere, diciamo, dei propri azionisti, perché ha più consapevolezza circa l'impatto che la sua attività può avere nell'ambiente che lo circonda, laddove per ambiente si intende per l'appunto tutti i portatori di interesse, quindi non solo l'ambiente in senso stretto, ma tutte le persone che vi abitano o piuttosto l'inquinamento e quindi tutto il territorio nel quale l'impresa insiste. Molto spesso anzi, potrei fare dei casi in cui l'innovazione sociale è proprio qualcosa che, ecco, permette alle persone di poter godere meglio di un'attività, di un servizio. Prima abbiamo visto, ad esempio, come può essere più semplice e meno impattante per un ente pubblico come un comune quello permettere ad un'azienda di gestire in maniera molto economica il bike sharing con City for Bike, per l'appunto, o come può diventare un'attività economicamente rilevante. Si pensi che un'attività economicamente rilevante è quella di NCO, si pensi che la maggior parte dei beni confiscati dalla mafia sono a tutt'oggi ancora inutilizzati, perché a parte le frizioni burocratiche, molto spesso non si riesce a comprendere quale possa essere il meccanismo per poter avviare il processo di utilizzo produttivo di questi beni. E quindi l'innovatore sociale riesce forse a vedere un po' più alla lontana, riesce a vedere un po' più lungo rispetto a qualcun altro, ma non perché abbia particolari capacità o particolari. Io credo che sia spesso una questione di intuizione, magari una questione di fortuna, una questione di passione o di passione civica già esistente, o comunque di interesse per particolari tematiche che hanno ovviamente più impatto sulla società. Certamente, io credo che la passione in particolare sia un aspetto fondamentale, perché tutte le imprese, grandi imprese, non si generano senza passione. Assolutamente, tutte le grandi imprese non si generano senza passione. Una cosa che mi ha divertito molto di uno di quei discorsi TED era l'intervista ai più importanti miliardari d'America, e tutti quanti dicevano la stessa cosa in linea di massima: io quando lavoro mi diverto. O quando lavoro non guardo l'orologio, quando lavoro non mi accorgo, diciamo, che questa cosa mi pesa. La passione è alla base, fare ciò che profondamente ci diverte può essere ovviamente la chiave di volta per avere, ma questo in generale penso io, per avviare un'attività che possa avere davvero successo. Grazie Francesco D'Ausilio e a presto. Grazie mille a voi.